Il filo si è spezzato il 5 ottobre 2003. Annalena Tonelli, missionaria laica, è stata barbaramente uccisa con colpi di arma da fuoco a Borama, nel Somaliland, dove da 10 anni dirigeva un ospedale con più di 200 letti da lei stessa creato. La Tonelli, che chiameremo semplicemente Annalena, ha sempre minimizzato le gravi minacce subite, anche se non ne aveva mai fatto mistero. Per suo desiderio, è stata sepolta in Africa, il paese che tanto ha amato e per il quale ha speso la vita. Era nata a Forlì nel 1943. Laureata in legge, a 26 anni ha lasciato l'Italia per vivere al servizio dei somali. Ho scelto di essere per gli altri, i poveri, i sofferenti, gli abbandonati, i non amati. Non è un merito, è un'esigenza della mia natura. Vivo il mio servizio senza un nome, senza la sicurezza di un ordine religioso, senza appartenere ad alcuna organizzazione, senza uno stipendio, ma ho amici che aiutano me e la mia gente. Sono sempre vissuta con i somali, in un mondo rigidamente musulmano. All'inizio tutto mi era contro, ero giovane dunque non degna di ascolto né di rispetto. Ero bianca, quindi disprezzata, cristiana, perciò oltraggiata. E poi non ero sposata, un assurdo in quel mondo in cui il celibato non esiste e comunque non è considerato un valore, anzi è un non valore.